qui adesso apriremo il pacchettino insieme e non vedo l'ora perché di questo shop ne ho sentito parlare super bene da un sacco di persone tra cui me l'ha consigliato particolarmente la mia amica Giselle che mi ha un po' spinta a fare questo acquisto diciamo compulsivo quindi grazie Giselle, vi lascio semmai il suo Instagram qui sotto e vi lascio anche il link dello shop se vi interessa vederlo, questo video non è sponsorizzato in nessun modo, ci ho, so ho comprato, ci ho speso io, quindi questo video non è sponsorizzato però è anche arrivato in tempi diciamo abbastanza veloci, ci cioè ha messo circa due settimane ad arrivarmi il tutto quindi diciamo che per Aliexpress direi che è un periodo più che onesto e quindi niente apriamo perché sono super felice, super curiosa di vedere tutto. Ok, ecco qui tutte le mie cose, adesso spostiamo un attimo che vi tirerò le cose fuori piano piano e poi dopo questo breve unboxing farò una piccola demo mentre provo le cosine. Questo infatti è il loro bigliettino, se cercate questo shop lo trovate e come immagino mi hanno messo questo set di stickers super carino. E adesso passiamo alle cose, andrò a pescare a caso e vi mostro. Allora partiamo dai 3000 washi che ho preso. Allora anzitutto ho preso questi washi che sono diciamo classici, questi con i quadretti, questo con le righine, le stelline e i conigli e questi qui con le stelline e l'unico per vedere poi come sono fatti diciamo stesi, eh, vi passerà la demo insomma dopo l'unboxing quindi li vedrete meglio lì però intanto eccoli poi ho preso questi washi che come vedete sono super larghi e hanno un sacco di fantasie perché sono dei washi tipo stickers nel senso voi li stendete e ritagliate come se fosse uno sticker quindi lo usate sia come washi che come sticker e idem per questi washi sono fatti praticamente simili a questi però questo dovrebbero essere proprio stickers nel senso un washi con tutti gli sticker. Così, super carini, con gli orsetti e i coniglietti, queste diciamo festoni fatti in questo modo. E non vedo l'ora di provare questo, era uno di quelli che stavo aspettando di più. E poi questi che sono più simili, ecco a questi qua, che sono sempre washi con le varie fantasie da ritagliare. Poi ho preso questo set di penne nere perché l'avevo nel carrello già da un sacco di tempo e sono tutte penne che non ho. Ne ho solamente una simile a questa, ovvero questa che come vedete sono molto simili però sono di marche diverse e le volevo provare perché mi incuriosivano ed era proprio tutto il set ed Ecco qui tutte le penne. Anche di queste poi vedrete meglio il loro utilizzo nella demo. E dovrebbero essere tutte da 0,5. Ho preso questi due set di. anzi, dovrebbero essere tre. aspettate. Esatto, ecco qua il terzo. Questi tre set di sticky notes, della, diciamo tipo pantone, fatti in questo modo. E li volevo provare da un sacco di tempo perché li vedevo usare da tipo tutti. Ho detto li voglio anch'io. E ho preso tutti i colori, tranne quelli sul giallo e il verde, perché og oggettivamente li uso un po' di meno. Io tendo a usare più questi colori e questi mi piacevano. Quindi, eccoli qua. Poi ho preso questo quadernino dovrebbe essere un quadernino di sticker solo lo apriamo eccolo qua come vedete è proprio uno sticker book ora ve lo faccio passare velocemente tutto intero perché nelle immagini diciamo di recensione non ci sono tutte le pagine e lo vedo anche io per la prima volta però sono tutte pagine diciamo adesive oh mio dio questa è bellissima sono tutte pagine adesive che potete ritagliare appunto e staccare come volete. Non so se hanno già tutte le forme, no esatto, non hanno le forme però uno basta che le ritaglia con la forbice e le ritagliate come volete. Super bello, oh mio dio questa pagina perfetta tipo da strappare per fare l'effetto diciamo libro giornale. Vedo molte persone che strappano proprio i libri e io ci soffro ogni volta perché non si fa <ride> e quindi ora ho questo fatto apposta, questo e mi piacciono un sacco perché poi appunto fatti così potete strapparli o ritagliarli come volete e fare l'effetto che vi piace di più, cioè potete sia ritagliarlo dritto sia che magari fare l'effetto vintage strappato, insomma queste cose mi piacciono veramente un botto. Ce n'era anche altri tipi, tipo ce n'era uno rosa però purtroppo non l'avevo visto in tempo, quando ho fatto l'ordine l'ho visto dopo e anche un altro che però non, cioè me l'ha fatto vedere Giselle però non l'ho visto sul sito. E niente, bellissimo, super approvato Come ultima cosa ho preso questo set sempre di stickers Che contiene tutte queste scatoline Al cui interno ci sono tutti gli stickers Che ovviamente non ci sono qua Però ecco, queste sono le fantasie E all'interno gli stickers, vedete, sono fatti così Sono tutti da appiccicare, insomma, singolarmente Ora, ah, ecco, dietro ogni scatolina ci sono tutte le fantasie Quindi questa è la prima Poi questa è la seconda E anche di questi c'erano di diversi tipi Però io volevo prendere questi qua, super chiotto Questi, questi Questi qui, oh mio Dio ed infine questi qua che anche li adoro cioè guardate questo quindi queste sono tutte le cose che ho preso dallo store adesso diciamo vi avvicino un pochino e proviamo le cosine farò diciamo un, una demo dove proprio le provo poi in futuro vi farò dei video dove faccio appunto le pagine del bullet e le decoriamo insieme o comunque le vedrete su Instagram però intanto voglio farvi vedere come sono Ok, allora eccoci qui, vi ho avvicinato, questo è il mio bullet, è sempre quello della Scribbles e eccolo qua, qui ci andremo a fare le prove e diciamo che non è cambiato moltissimo dall'ultima volta che l'avete visto, ho solo fatto una pagina in più, ci avevo anche provato qua ehm, alcuni stickers washi che mi erano arrivati da Shayne che avevo comprato e sono super belli, poi ecco di qua, come potete vedere erano rimaste incomplete le pagine però... Qui ci ho provato appunto questi stickers, alcuni a caso, giusto per provare, o questi qui che non avrei usato, diciamo, nelle pagine e poi qui ho decorato una pagina e quindi niente, però in queste pagine andiamo a provare tutte le nuove cosine, tipo i washi, eccetera. Prima vi voglio dire che non andrò a provare gli stickers per il semplice fatto che non ha molto senso perché sono come nelle immagini. Quindi adesso ve li faccio rivedere brevemente. Allora, ho deciso di tirare fuori questa scatolina, così perché ormai ero curiosa, e oggettivamente ce ne sono alcuni che sulla scatolina non ci sono. Quindi adesso li metto un secondo, vedrete penso la parte velocizzata, li divido un pochino e ve li faccio vedere. Ok, allora come potete vedere ce ne sono diversi, tipo di questi ce ne sono due, anche questi due, questo ne vedo uno, e diciamo che dipende un po' dal tipo, anche di questo ne vedo uno, però ecco, sono questi qui e sono super bellini, adesso vi faccio vedere anche gli altri, già che ci siamo. Allora qui sono stata più intelligente e ho visto che comunque erano raggruppati per tipo, questi erano un po' sparsi non so perché, però ecco questi sono quelli della scatolina eh, rosa, questa qua, super carini, guardate come sono bellini questi, mi piacciono un sacco, quindi sono fatti così e ce n'è due per tipo quindi credo che anche qui, però boh qui ce n'erano alcuni, ce n'erano anche tre, quindi questa è l'eccezione alla regola, però eccoli qua. Vabbè, parliamone, questi sono veramente adorabili, per ora sono i miei preferiti, guardate come sono carini. Se volete vederli meglio, ecco, stoppate e li guardate. Ok, anche questi super carini, ecco, non si vede quello e, cioè, vabbè. Questi stickers sono troppo adorabili, li adoro, anche qui stoppate per vederli meglio, ma sono veramente stupendi. Ne erano rimasti due incastrati, eccoli qua. Okay, questi sono gli altri, oh mio Dio, parliamo di questo, vi giuro è troppo carino li adoro, cioè più che altro sono veramente un sacco teneri, <ride> sono troppo belli quindi adoro, ecco quegli altri la scatolina è quella gialla e adesso passiamo all'ultima Ok ed ecco l'ultima scatolina, anche questa tra le mie preferite, le top scatoline erano questa viola e questa azzurra era mi sembra, queste sono le top scatoline, <ride> troppo carini, adorabili poi allora di stickers per rimanere in tema abbiamo anche questi qua del quadernino che vi ho fatto vedere all'inizio ora ve lo faccio un attimo passare alla veloce se magari ve lo siete perso però anche questo non lo sto a provare perché sono tutti stickers diversi praticamente quindi visti i stickers che vedrete diciamo in azione o comunque appiccicati in futuri eh, diciamo journal with me oppure li vedrete comunque su instagram adesso passiamo ai washi alle penne e ai post it ah e c'erano anche questi che erano di regalo però vale lo stesso discorso allora adesso Vado a fare un titolino con una brush pen, utilizzerò questa Ecoline giusto per dargli un senso, e poi iniziamo a provare le penne e le proviamo sia senza niente sia con un evidenziatore sopra. Ok, ecco qui il titolino perché appunto se mi seguite da un po' sapete che io il bullet non lo uso come tutti perché purtroppo non ho il tempo materiale di mettermi ogni settimana a preparare diciamo l'agenda ma lo uso proprio come un diario quindi ci provo anche le cose. Allora, adesso provo le, le penne, non so diciamo come si chiamano quindi le chiamerò penna 1, 2, 3, 4, 5 e niente, ora le proviamo. E questa è la sua punta, questa è la seconda penna che andiamo a provare e questa è la punta a cui togliamo questo aggiugino. Penna numero 3, questa qua, e la punta è sempre ad ago, io adoro le punte ad ago, quindi adoro. Questa è la penna 4 che assomiglia a quella che vi ho fatto vedere all'inizio e anche questa è la punta ad ago. Penna numero 5, questa qua, che come packaging assomiglia a quelle vecchie di Muji e anche questa punta ad ago, ci piace. E questa è la penna 6, molto particolare, molto carina, e punta ad ago. Adesso eh, vi farò, diciamo, ripartirò dalla penna numero 1 e ci proverò subito l'evidenziatore sopra. Quindi prendo questo evidenziatore rosa della Stabilo, quindi rivado in ordine con lo stesso tipo di penna, ci scrivo e ci provo subito l'evidenziatore. Allora come potete vedere resistono abbastanza bene all'evidenziatore Soprattutto la prima e anche la 5 resiste bene Quella che resiste un goccino di meno forse è la penna 2 Però ci sta, non so se magari è per la carta Però alla fine l'inchiostro è quello che è Se lasciate asciugare appunto magari 10 secondi in più Penso che tutte vi facciano l'effetto che non sbavano niente Quindi adesso proviamo un secondo i post come sono Perché mi ispirano e poi quando li abbiamo provati Proviamo l'evidenziatore sulle penne diciamo dopo un pochino di tempo Allora i post che ho preso sono questi questi qua, simile, diciamo, pantone. Adesso li tolgo tutti dalle bustine e li proviamo per vedere come stanno. Allora, abbiamo l'azzurro, abbiamo i rosa e abbiamo i marroncini. Quindi, ora li proverò tutti su questa pagina. Ok, allora ecco qua i post-it appiccicati. Ora vi alzo un pochino, ecco, in questo modo. Si appiccicano anche abbastanza bene. Ora qui li ho appiccicati diciamo un po' sopra perché volevo provare a farli stare tutti in una pagina, ma eh, come potete ben vedere non ci stavano. Però appiccicano molto bene, nel senso non, non si staccano troppo facilmente come magari può succedere a volte. Ecco, vedete restano bene giù questi sono di nuovo attaccati, ecco qui, adesso li ho attaccati tutti sulla carta, come vedete restano abbastanza bene appiccicati, poi tanto io ci metto sempre un pochino di biadesivo anche sotto per tenerli proprio tutti giù, però sono molto carini e mi piacciono come si vedono. Adesso facciamo la prova di evidenziatore su queste penne e passiamo ai washi. E come sospettavo, come potete vedere, anche se è passato appunto meno di un minuto probabilmente, però è passato poco tempo, ma quel poco tempo ha fatto seccare bene l'inchiostro e non trapassa niente. Quindi adesso passiamo ai washi. Allora come washi abbiamo questi qui che sono un po' tipo stickers, poi abbiamo questi sempre simili stickers. Poi abbiamo questi che dovrebbero essere stickers e poi abbiamo questi qui che sono i classici. Ora li apro tutti e ci vediamo tra poco. Poi li ho aperti tutti, direi di partire con questi tre che sono diciamo quelli basic così li proviamo qui e poi andiamo ad un'altra pagina per provare gli altri. Quindi niente, adesso taglierò un pezzettino e li appiccicherò. Ok, allora eccoli qui i tre provati e sono super belli. Questo qui veramente adoro, cioè, sono innamorata, sono super carini e super pastellosi, quindi eccoli. E c'erano anche di altri colori, altri tipi, però mi piacevano questi. Adesso vediamo questi. Partiamo da questi qui che dovrebbero essere appunto sempre washi, però si possono ritagliare. Ora cerco l'inizio e vediamo se riesco magari a fare una striscia e attaccarla tutta. Vediamo quante fantasie ci sono. Ok, aiuto. Le fantasie terminano qui perché qui è la solita che c'è all'inizio. Quindi la tagliamo qui. E queste sono tutte le fantasie. Ora la ritaglio a metà e la appiccico così vi faccio vedere meglio. Ed ecco qui le fantasie che sono su quel washi: sono super carine. Quindi voi, per esempio, ne prendete una, la ritagliate e la appiccicate come sticker o come mini washi o come decorazione. E niente, super bellino, adoro. Anche di questo c'erano altri colori, però mi piacevano queste due in particolare. Quindi, adesso facciamo la stessa cosa anche con questo. E anche di questo, come potete ben vedere, ci sono un sacco di fantasie. Ora qui sono un po' sbordato, però vabbè. E queste sono le fantasie di entrambi. E secondo me sono veramente carine e adorabili. E non vedo l'ora di poterle ritagliare e appiccicare perché sono super cute. Quindi, se volete vederle meglio, stoppate un minutino il video e guardatele. Adesso vediamo questo qua. Allora, io spero che questo sia appunto fatto a sticker come pensavo, però mi sembra di sì. Ora, vediamo. <ride> Allora, non sto capendo, <ride> perché è... Ehm... non sto capendo. Allora, aspettate, tagliamo un pezzo. Allora, mi sa che questo qui non è sticker. Allora, piccolo breve aggiornamento random dalla regia, ovvero da Giselle. Ho scoperto che in realtà questi sono effettivamente dei stickers, ma sono tipo impossibili da staccare. Come potete... ora, tralasciate le mie dita disastrate. Praticamente ho fatto con una pinzetta, perché io senza le unghie è impossibile, però... Come potete vedere, questo si stacca e effettivamente è uno sticker. Quindi, poi, dopo, questo diventa sticker e lo ritagliate come gli altri washi. Solamente che è impossibile da staccare. Però, insomma, è uno sticker. Quindi, abbiamo la conferma. Quindi, adesso passiamo un attimo a questi. Allora, anche questi dovrebbero fare lo stesso giochino di questo, se non sbaglio. Allora, dove l'inizio? All prendiamo prima questo. Ora, non so se riesco a farci stare tutte le fantasie di questi perché mi sembrano grandi. Ah no, ma questo, allora, ok, ho fatto dei danni. Allora, qui ho fatto dei danni, però andatevi vi faccio a capire. Questo praticamente è proprio una carta adesiva, cioè, voi lo srotolate e ritagliate quello che volete. Ora, appunto, non ve l'attacco perché, come vedete, sono tutte fantasie diverse. <ride> Aiuto, infinito. Però, è fatto così che dietro è di plastichina, e voi semplicemente potete ritagliare gli sticker e quello che non usate, lo mettete da parte. Però, volevo vedere quante fantasie. Ecco, qua ricominciano le fantasie. Però come vedete sono tantissime, allora aspettatevi, riparto da dove ricominciano, ok da qua, quindi ora allora ve le faccio vedere tutte mentre lo riavvolgo, lo velocizzo un pochino. Allora adesso facciamo che ritaglio qui perché lì ho sbagliato, nel senso che mi si sono rotti, quindi ad esempio ritagliamo qua, mettiamo un pezzettino di scotch di carta così a tenerlo fermo, che uno volendo se ha il tempo e la voglia si mette e non ritaglia tutto, però ecco vedete è fatto così e ad esempio ritagliamo questo e come uno sticker niente si appiccica. Ed eccolo qua. E secondo me questa è una genialata perché si possono racchiudere un sacco di stickers all'interno di un rotolino. Super comodo da portare magari anche via e se uno vuole se li ritaglia e se li mette via. Ed eccoli qua. E sono molto carini. E lo sfondo è anche abbastanza trasparente, nel senso non si vede troppo. Adesso vi faccio vedere anche questi e poi concludiamo perché vi ho fatto vedere tutto. Allora, da persona intelligente, quale sono? Sono riuscita anche a rompere questo. Quindi lo ritaglieremo da qua. Così e facciamo un secondo prima di passare a vederlo tutto. Allora prendo questo scotch di carta per fermarlo quando ho finito come un pezzo più piccolo, e ritagliamo un funghetto. Così che quello l'ho rotto. <ride> Quindi ritagliamo questo, eccolo qua. E ora vi faccio vedere le fantasie che ci sono. Allora, vediamo dove iniziano a ripetersi e torniamo indietro. Come vedete, ci sono un sacco di fantasie e anche questi qui non costano tantissimo. Quindi, e, e ne avete un sacco, cioè, il rotolo è lunghissimo. Ed ecco qua, poi comunque sul il sito quando li acquistate anche di questi c'erano altri colori uh, vi fa vedere proprio tutto il rotolino quindi vedete anche tutte le fantasie però mi piaceva farveli vedere e adesso partiamo all'ultimo vediamo se riesco a rompere anche questo o se ce la faccio <ride> allora stavo per romperlo però ci ho fatta a non farlo però lo ritagliamo un pezzo lo stesso perché lì c'è il nastro ok quindi partiremo da qua Proviamo questo simile washi tape perché alla fine questo è come se fosse un pezzettino di washi ed eccolo qui come se fosse un washi. Ora anche qui prendo un pezzettino e vi faccio vedere le fantasie. Ok, eccoci qua e adesso partiamo. Eccoci tornati in cima e questi sono l'acquisto veramente top perché sono super carini. Comunque, queste sono le cose che ho acquistato dallo store. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia, che vi siano piaciute le cose che ho preso. Se così è stato e il video vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia, mettete like. Mi raccomando, commentate e fatemi sapere che cos'è la cosa preferita che avete visto in questo video. O se avete mai ordinato da questo store, o se magari pensate di farlo, o magari vi ho fatto vedere alcune cose che pensavate di comprare, così almeno non l'avete viste. Vi ricordo inoltre che tutti i miei social li trovate nella descrizione. Iscrivetevi se non l'avete fatto e azionate la campanellina, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!